Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. WWE Unforgiven. WWE Unforgiven 2006, svolto il 17 settembre del 2006 all'Air Canada Center di Toronto in Canada. Dopo il deludente e bruttino SummerSlam del mese prima, il roster di Raw risponde col botto, anzi tre, uno show con ben tre main event imperdibili all'interno di un palazzetto indiavolato per i loro idoli di casa. Ma in tutta onestà la fama di tale evento è già abbastanza famosa di per sé, non serve costruirla ulteriormente. Questo è WWE Unforgiven 2006. L'opener della serata è valevole per il titolo intercontinentale tra il campione Johnny Nitro e Jeff Hardy. Il mese prima, per la precisione la sera dopo SummerSlam, fece il suo ritorno a Raw il carismatico Enigma, assente per tre anni per via di un licenziamento arrivato dopo essersi rifiutato di andare in riabilitazione. Purtroppo non una novità per lui, anche se questa frase di Edge fa capire che non l'abbia mai seguito in TNA. What the hell are you doing here, Jeff Hardy? Did you die like 3 years ago? Curiosità, l'ultimo incontro di Jeff in un pay-per-view WWE prima del licenziamento fu a No Way Out 2003, a Montreal. Bene, torna dopo 3 anni e lotta di nuovo in Canada, a Toronto. Mise subito gli occhi su una cintura a lui tanto cara, quella intercontinentale detenuta da Johnny Nitro, aggiungendo che lui e la sua fidanzata Melina fossero noiosi come guardare la vernice che si asciuga. Think that's funny? That's my painting, man! Inizio di show riuscito, con un minutaggio decisamente maggiore rispetto a quanto potessi credere. Alla vigilia mai avrei pensato che il carismatico Enigma e l'ex M&M ricevessero quasi 20 minuti di tempo, in cui Nitro ha fatto di tutto per tenere ancorato al tappeto il rivale, attaccando insistentemente le gambe. Tattica per impedire ad Hardy l'esecuzione di manovre acrobatiche, venendo comunque sostenuto dalla folla. Giusto un po' anticlimatico il finale, col coinvolgimento di Melina, che va a segno con un colpo di stivale. In questo modo Nitro, dopo essersi salvato per un pelo dalla Swanton Bomb, ha modo di vincere illegalmente. Giusto un po' ripetitive le fasi di controllo del campione e accorciandolo di qualche minuto l'incontro ne avrebbe giovato, ma è un opener pienamente sufficiente. La faida sarebbe continuata ancora per qualche mese, tanto per cominciare col cambio di titolo ad ottobre. Poi, in occasione della puntata di Raw del 20 novembre, i due si affrontarono in un divertente ladder match. Infine, a New Year's Revolution, nel gennaio del 2007, ci fu il capitolo finale, all'interno della gabbia d'acciaio. È giusto ribadire che qui ad Unforgiven non fecero male, ma con le stipulazioni speciali alzarono l'asticella. Nel backstage a consolare il carismatico Enigma c'è il fratello Matt per un'improvvisa reunion degli Hardy Boys, anche se il loro momento è interrotto da Lita, la quale li percula per le loro recenti sconfitte, specie l'ex ragazzo. So we should do this again sometime. Dice che se in futuro vorranno vincere qualcosa dovrebbero iniziare ad imparare da lei e il suo fidanzato Edge, entrambi impegnati questa sera. Prima però è il momento della sfida per eleggere il mostro più pericoloso tra Kane e Umaga. In seguito al colossale fallimento che si rivelò essere la storyline del May 19, che avrebbe dovuto portare al ritiro di Glenn Jacobs, lasciando il posto a qualcun altro per occupare il ruolo del personaggio di Kane, fecero subito marcia indietro facendo finta che l'impostore non sia mai esistito, senza nemmeno smascherarlo. E siccome in quel periodo a Raw c'era già un Monster Heel, il Samoan Bulldozer, lo mandarono contro di lui. Non un grande match, a essere onesti, eppure mancato quel senso di distruzione che due come loro possono, anzi, dovrebbero far percepire. È stata una scazzottata molto semplice con in più un brutto finale. In pratica i due continuano a colpirsi fuori dal ring fino a che l'arbitro è costretto a chiamare il count out. Una decisione fatta per tenere alto lo status di entrambi i contendenti e non danneggiare nessuno col pareggio. Non che mi aspettassi un capolavoro, ma è una delusione, 7 minuti scarsi, per poi non avere neanche un vincitore. La rivincita si tenne in puntata, con la stipulazione che il perdente avrebbe dovuto lasciare per sempre Raw. Ad avere la meglio fu il Samoan Bulldozer e pertanto il Big Red Monster venne mandato a SmackDown. Almeno quella la possiamo considerare una conquista valida per Umaga, a quei tempi ancora imbattuto. Nel loro spogliatoio i McMahon si preparano riguardando la fine fatta fare alla DX nell'ultima puntata di Raw. Sfortunatamente per Vince non ci sono bambini disabili da maltrattare come è successo a Vengeance. Piuttosto c'è Shane che deve essere stato contagiato dal commento di Valenti e Recalcati. Rip them apart. I'll come in there, boom, 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 couple things. Menalo ciccio, pam, pam e strapam, strafigure me. È la volta della difesa dei titoli di coppia tra i campioni, quelli della Spirit Squad e gli sfidanti, gli Highlanders. Come due, non si diceva ne resterà soltanto uno. Ammetto di non aver mai sopportato Rory e Robbie, i cugini McAllister provenienti dalla fredda Scozia. L'idea era di ricreare lo stesso fascino dei Bushwhackers, ma finirono col farsi dimenticare molto presto. I'm Robbie! I'm Roddy! I'm Robbie! I'm Roddy! I'm Robbie!
Sì, quello assieme a loro era Roddy Piper, che tra l'altro si sentì dare della femminuccia dal futuro Dolph Ziggler perché indossava il kilt. Who voluntarily had their testicles removed and replaced them with pom-poms. Incontro da puntata settimanale, da Raw, niente di più e niente di meno, un po' sciatto per stare in pay-per-view. Quelli della Spirit Squad controllano il ring grazie anche al massiccio vantaggio numerico essendo in 5, e i due cugini scozzesi devono riuscire a barcamenarsi al meglio che possono, ma non c'è nessun mordente. Le azioni parecchio basilari e telefonate si trascinano noiosamente fino al finale, con la vittoria dei cheerleader. La Spirit Squad, qui rappresentata da Mikey ed il leader Kenny, festeggiano il mantenimento delle cinture. Ma al pubblico non è fregato niente per tutti gli 8 minuti della contesa, segno di quanto fosse messa a male la categoria di coppia di quegli anni. La cosa più divertente è che il momento più famoso dei due cugini scozzesi non avvenne in WWE. Robby venne inquadrato ad un evento TNA, creando non pochi problemi per sé ed il suo compagno. Da quel momento gli Highlanders non vinsero più neanche un match fino al loro licenziamento nell'estate del 2007. Arriviamo ai piatti forti, tocca all'Alina Cell tra la D-Generation X da una parte e i McMahon e Big Show dall'altra. Durante l'incontro 2 contro 2 del mese prima a SummerSlam, Vince e Shane si fecero aiutare da un foltissimo numero di lottatori, tra cui proprio il campione della ECW, il gigante del brand estremo. Ma nemmeno lui poté salvare dalla sconfitta il chairman e suo figlio dalla furia di Triple H e Shawn Michaels. La cosa positiva è che lasciandoci alle spalle tutti i loro brutti scherzi, per Unforgiven diedero un tono più serio. Complice anche l'annuncio della stipulazione della gabbia infernale che, a me, ammetto, sorprese non poco. It'll be hell in the cell. Dopo essere stati umiliati per interi mesi, Vince e Shane vollero rifarsi scendendo in campo con le armi pesanti. Basta stupide imitazioni o valanghe di escrementi, i McMahon vollero estirpare la D-Generation X da Raw e per farlo si avvalsero di nuovo dell'aiuto di Big Show, che permise al chairman di sconfiggere Triple H. Thank you for reminding us just who the hell we are. Tra l'altro è qui che debutta la nuova versione della gabbia, molto più alta della precedente. L'escalation di violenza con cui infine si arrivò all'Alina Cell Match di Unforgiven mi piacque molto. Persino io che non ho per nulla apprezzato le reunion di The Game e dell'Heartbreak Kid in quegli anni, percepisco la gravità della situazione se persino i McMahon accettarono di entrare all'interno della gabbia. Dimenticatevi dei per nulla competitivi e tristemente comedi incontri con la Spirit Squad, qui si fa sul serio. La DX patisce subito la superiorità numerica dei cattivi, col gigante mandato in prima linea ad attaccare. Ne esce un Alina Cell non stellare, non tra i migliori mai visti, ma dal ritmo sostenuto, non ci si annoia. Per via dei 5 partecipanti in totale c'è sempre qualcosa da fare, c'è sempre qualcosa da vedere e da seguire. E apprezzo il grande sacrificio a cui tutti loro si sono volutamente sottoposti, perdendo sangue a fiumi. Su tutti Shane O'Mac con la macabra scena della ferita alla bocca dopo la gomitata di HBK con la sedia. Ho sempre apprezzato la scelta di vestirsi di bianco da coloro che poi avrebbero sanguinato come dei maiali sgozzati. Già più fastidioso invece è il momento in cui Vince si abbassa i pantaloni per il suo Kiss My Yes Club. Va a depotenziare il pathos e la drammaticità dell'incontro in favore di un evitabile siparietto comedy. Ok l'umiliazione del chairman con la testa ficcata tra le gigantesche chiappe di Big Show, ma l'avrei evitato. Almeno il colpo finale, col martello di Triple H che si spezza in due all'impatto, è reso dannatamente bene. La D-Generation X mette la parola fine ad una faida durata tutta l'estate, mandando all'inferno i McMahon. Dentro Alina Cell, con tutta quella violenza, ho trovato fuori luogo concentrarsi sul Kiss My Yes Club. Come detto, han preferito dare risalto al comedy piuttosto che al dramma. Ma per il resto sono più di 25 minuti di botte e tanto, tanto sangue. Se è questo che cercate nel wrestling, vi divertirete. Anche nel post-match Shane fa un lavoro superbo nel vendere i colpi subiti, tremante con gli occhi vitrei. Lui ed il padre sono costretti a lasciare il ring venendo portati via di peso, immobilizzati su delle barelle. Mentre parlando di The Game e dell'Heartbreak Kid, nessuno rimase stupito per questa loro vittoria. E dopo Unforgiven iniziarono subito una nuova rivalità, contrapposta agli appena formati Rated RKO, contro i quali lottarono in diversi pay-per-view, tra cui Cyber Sunday, Survivor Series in un 5 contro 5 e New Year's Revolution. Fu proprio nel gennaio del 2007 che Triple H si infortunò al quadricipite dovendo restare fuori per 8 mesi. Voltiamo pagina con la sfida tra le eterne rivali, Lita e Trish Stratus, con in palio il titolo femminile.
Sapevamo in anticipo che sarebbe stato l'incontro di ritiro della canadese dopo 6 anni di carriera in WWE, anche se non fu lei a dare l'annuncio ufficiale, venne battuta per un soffio da un'intervista della Rossa, che nel frattempo era tornata campionessa battendo Mickie James nella puntata di Raw prima di SummerSlam. Le rovinò la possibilità di annunciare per conto suo, secondo i suoi tempi, una decisione tanto importante. Ma ovviamente si trattava di storyline, le due erano d'accordo nello scontrarsi un'ultima volta per tale occasione, e riprendere la loro grande faida si rivelò essere la scelta migliore per l'ultimo appropriato addio a Trish, specie se pensiamo che nel 2005 non poterono affrontarsi a WrestleMania per colpa dell'infortunio di Lita. One last time, one last match, Trish and Lita. Ho raccontato tante volte come lei non si fosse più ripresa dall'infortunio di New Year's Revolution 2005. Non a caso smise di lottare per la bellezza di un anno e mezzo, limitandosi al ruolo di semplice accompagnatrice, al fianco del suo fidanzato Edge, come Rated R Diva, a bordo ring e nulla più, lontana dalla competizione. Ma è evidente come non potesse e soprattutto non volesse deludere l'amica. Non si sarebbe mai tirata indietro. Nonostante i problemi fisici, avrebbe dato il 110% per permetterle di fare una bella figura nel suo ultimo match. I can think of no better way to end your career than beat you. Poi per carità, dal punto di vista tecnico, hanno avuto incontri migliori, come il famoso main event di Raw. Ma qui c'è molto cuore, si percepisce il massimo impegno da parte di entrambe, e che cornice di pubblico. Una folla canadese coinvolta dall'inizio alla fine per incitare, fiancheggiare e salutare la loro connazionale. Tutto è trattato come il degno tributo che una leggenda del wrestling femminile come Trish merita. Con Lita che, come detto, fa di tutto per elevarla, lottando al meglio che può per fare un favore all'amica. Addirittura cedendo alla sharpshooter, eseguita come finale per gasare ulteriormente il pubblico di Toronto. La canadese si aggiudica la vittoria e non solo, diventa per la 7ª e ultima volta campionessa femminile. E attenzione, non pensiate che il ritiro della Stratus resti schiacciato tra Hell in a Cell e il TLC, senza ricevere l'adeguato apprezzamento, perché non è così. È davvero un bel momento, ne esce come un'eroina, ammetto che è anche difficile trattenere l'emozione. C'è chi si commuove, come l'announcer Lillian Garcia, e non poteva esserci addio migliore per una come Trish. Anche Lita finì con il ritirarsi nel 2006, 2 mesi dopo l'amica a Survivor Series, ma meno parliamo del suo ritiro e meglio è. Il penultimo incontro della serata, per quanto strano a dirsi, vede affrontarsi Randy Orton e Carlito. Sembra il risultato di mesi e mesi di simulazione all'interno della GM Mode di SmackDown vs Raw 2007. Eravamo anche in una rara parte di carriera per il caraibico, nel pieno del suo breve ed infruttuoso turn face. Anche se, dopo aver fallito numerosi assalti al titolo intercontinentale, Carlito riuscì comunque a consolarsi, instaurando una fugace relazione con Trish Stratus, strappandole anche un bacio durante una puntata di Raw. Ovviamente il Legend Killer non si fece problemi ad insultarla in un'intervista pur di bersagliare l'avversario. It won't change the fact that Trish Stratus is a bitch. Fight e match nati per lo più per rialzare lo status di Orton, che in quell'anno si era abbassato di molto. Dopo la sospensione per aver violato il wellness program e la brutta sconfitta contro Hulk Hogan a SummerSlam, aveva bisogno di rifarsi con una buona prestazione, c'è da dire che Carlito sembrava perfetto per questo. Dopotutto si trattava comunque di una sfida tra ottimi figli d'arte, 2 grandi atleti di seconda generazione. L'incontro è piacevole, rapido e con alcune trovate acrobatiche davvero niente male su tutte quella finale. Forse il primissimo esempio di RKO da Nowhere, usata per controbattere un salto dalla seconda corda. Non lo show stealer della serata, ma una bella sorpresa. Sulla carta sembrava insolito, ma la resa in ring funziona. E siamo arrivati al main event, il TLC match con in palio il titolo WWE tra il campione Edge e John Cena. Avendo già fatto un intero video sulla loro rivalità partendo dall'incasso, qua parlerò solo dell'ultimo mese. Quando a SummerSlam, a Boston, città del leader della Chain Gang, la Rated R Superstar ebbe la meglio. E proprio grazie a quella vittoria, Edge credette di essersi liberato per sempre dell'arcinemico in ogni sua forma. Tanto per cominciare sbarazzandosi della sua versione della cintura, introducendone una vietata ai minori. Ma in quella stessa puntata di Raw, Cena si vendicò lanciandolo nell'inquinatissima acqua di Long Island. You need to fire John Cena! I want John Cena out of my life! Il leader della Chain Gang volle anche accontentare il rivale, proponendogli un ultimo match titolato, e in caso di sconfitta lo avrebbe lasciato in pace firmando un contratto di 3 anni passando a SmackDown. L'idea stuzzicò non poco la Rated R Superstar, che però, pur di avere la massima certezza di vittoria, chiese e ottenne il privilegio di scegliere in che città lottare e soprattutto in che stipulazione speciale. Rispettivamente la sua amata Toronto in Canada e il suo incontro preferito del tutto nuovo per Cena, il TLC Match. Oh my!
Edge ha sempre detto di essersi legato al dito la pessima accoglienza riservatagli a SummerSlam 2004, ma qui è tutt'altra storia. Il palazzetto dell'Air Canada Center è tutto per lui, accolto come un eroe in patria, anche se nel suo documentario ammise che gli sarebbe piaciuto vedere se fosse riuscito a farsi fischiare. Tra l'altro avete notato che io ed Edge siamo vestiti con gli stessi colori? E che dire dell'incontro in sé? È un main event grandioso, uno dei migliori TLC match in assoluto. Dimostrazione dell'enorme alchimia e del fortissimo rispetto reciproco provato dai due contendenti, disposti a mettere il proprio corpo e la propria incolumità nelle mani dell'altro in un'autentica gara di rischi. John ha sempre descritto Edge, e cito testualmente, come l'Albert Einstein del business, mi spiego meglio. Estremamente fantasioso quando si tratta di oggetti, capace di tirar fuori dal cilindro idee folli e incredibili. Racconta che in fase di preparazione al match riuscì con facilità a pensare e organizzare quasi ogni spot. Ecco perché affrontare la Rated R Superstar in un TLC è come avere la pappa pronta, pensa lui a tutto. Ma anche il bostoniano è stato bravo, prestandosi con coraggio alla stipulazione nonostante temesse le altezze. Fa capolino anche Lita per aiutare il fidanzato, finendo però vittima di un violento colpo al centro del ring. E nel finale viene scritto il proverbiale punto esclamativo con la Super FU eseguita dalla cima della scala. La rovinosa caduta di Edge sui due tavoli sottostanti, oltre che altamente rischiosa, è la conclusione perfetta. E in questo modo John poté festeggiare con l'unico uomo che tifava per lui in tutta Toronto, suo padre. Sbaglio, è l'unica volta in cui Cena riesce effettivamente a vincere nella città del suo avversario. The champ is here. Ne seguì uno steel cage match 8 giorni dopo a Roma, ma capisco perché si tende spesso a scordarsene. Replicare la magia del TLC era impossibile, tant'è che lo si considera come fine ufficiale della loro faida. Ciò che invece non si può dimenticare è che da lì partì quello che è forse il miglior regno del bostoniano. Più di un anno e sono fermamente convinto che come campione WWE non abbia mai fatto meglio di così. 380 giorni al top in cui affrontò più o meno chiunque, maturando a livelli assurdi come performer, con in più il vanto che non venne manco battuto, quel regno si interruppe per infortunio. Questo era WWE Unforgiven 2006, il miglior pay-per-view dell'annata, il miglior pay-per-view di Raw e uno dei migliori pay-per-view dell'intera Ruthless Aggression. Ora che l'abbiamo rivisto tutto posso dirlo, l'ottima fama di questo evento è ampiamente giustificata. Una volta superati i primi tre incontri non ci si ferma più, tutto il resto va dal buonissimo al grandioso. E nello specifico i tre piatti forti, il ritiro di Tristratus, la Lina Cell e il TLC hanno fatto la storia. Pensateci un attimo, quante altre volte un pay-per-view nemmeno così importante propone tutto questo ben di Dio? Voi invece cosa ne pensate di WWE Unforgiven 2006? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.